Bentornati a Detto Fatto. Io sono sempre Valentina e lei è? Giorgia. Bene. Giorgia, che facciamo oggi? I cerchietti. I cerchietti. Allora, si possono fare in molti modi. Noi abbiamo qui dei cerchietti con dei fiori finti, però oggi volevamo provarne a fare qualcuno con la fustellatrice, che è una macchina che ritaglia qualsiasi tipo di carta o di stoffa. Noi oggi taglieremo la gomma crepla, che è questa qui. Vogliamo cominciare, Giorgia? Sì. Ok. Allora, possiamo fare varie forme. Di che colore lo vuoi fare? Azzurro. Ok. Allora, inseriamo il foglio di gomma crepla qui sopra. Giriamo questa manovella. Ed ecco le nostre forme. Fallo tu uno, dai. Prendi un altro foglio, così lo fai tu. E poi li incolliamo al cerchietto. Viola. Ok, è uscito fuori. Prendi le formine. Allora, abbiamo creato tutte queste forme sia con la gomma crepla che con il panno lencio. Adesso passiamo a rivestire il cerchietto con i nastri di raso colorato. Giorgia, di che colore lo vogliamo fare? Rosa. Ok. Passiamo ad attaccare il nastro sul cerchietto in questo modo, all'estremità del cerchietto, così. Poi dobbiamo avvolgere il nastro tutto intorno al cerchietto fino a ricoprirlo tutto. Adesso blocchiamo il nastrino sull'altra estremità del cerchietto, là, sempre, calda, calda, e il nostro cerchietto rivestito. Adesso passiamo ad attaccare le nostre forme, quelle che più ci piacciono. Giorgia, hai deciso quali? Sì. Allora, adesso, sì, bravissima la colla, perfetto. Dove lo vuoi attaccare? Qui. Ecco qui, il nostro cerchietto pieno di farfalle. Adesso mettilo. Eccolo qui, e il nostro cerchietto è finito. Questi sono i nostri cerchietti ultimati, con le farfalline e con i fiorellini. Mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao da Valentina e Giorgia.